Ritorna anche quest'anno la festa il 1° maggio ai giardini Diaz di Macerata. Ormai la quarta edizione, l'iniziativa entra sempre più nell'ottica di un vero e proprio festival del lavoro, dove si vogliono mettere al centro della scena i giovani. Dal titolo 1° maggio Marche Festival, l'evento è organizzato al Comune di Macerata in collaborazione con la cooperativa sociale Meridiana, che si occuperà della logistica, dal contributo regionale e avrà il sostegno dell'APM. Una delle novità di quest'anno è integrare agli spazi dedicati alla gastronomia altri riguardanti le istituzioni addette alla formazione dell'impiego, confrontandosi con giovani imprenditori e lavoratori di ogni settore, che sono riusciti a trasformare le proprie idee in un progetto concreto. Da non dimenticare poi l'importante parte che la musica ha all'interno di questi 2 giorni dedicati alla festa del lavoro. Come sempre il centro della festa è la musica, soprattutto la musica giovanile, e quest'anno c'è un concorso. In tutti i modi possibili e immaginabili abbiamo voluto rendere accessibile a chiunque abbia, qualunque gruppo musicale abbia per almeno 2/3 componenti giovani al di sotto dei 35 anni e residenti nella regione Marche, la possibilità di partecipare. Cosa si vince? Da un lato l'esibizione sul palco del 1° maggio e poi si vincerà un corrispettivo di 2.000 euro in sala di registrazione, studio di registrazione, al termine del quale, totalmente gratuita per i ragazzi che vinceranno, avranno un demo, non un demo, proprio un CD professionale registrato e da distribuire, cosa che ci sembra di poterla interpretare come uno dei più grandi sogni dei ragazzi, quantomeno i più giovani che vogliono fare questo nella vita, ma anche per permettere a chi volesse esserne protagonista della festa, quindi suonare, salire sul palco, partecipare al concorso e venire a vendere i suoi prodotti, cioè in qualunque forma vogliate partecipare potete farlo.